Il personal branding è un lavoro continuo e quindi la domanda sorge spontanea, ma che cavolo serve il personal branding? Il personal branding ti ricordo che è l'arte di posizionarti nella mente delle persone per una soluzione specifica a un problema specifico. Quindi, quando hanno un problema, ad esempio devo fare le fotografie al mio prodotto, penso a te, fotografo di prodotti particolare, perché mi ricordo, sei memorabile, è un brand personale alto, molto bello, ok? Quindi un vantaggio fantastico, è una scorciatoia. Perché serve? Cioè, qual è poi il risultato che dà? Ce ne sono alcuni di cui volevo parlare con te oggi in questo video che sono molto evidenti e che devi vedere, devi controllare per poter vedere se il tuo brand funziona. Prima di tutto, diminuisce il costo per lead. Cosa vuol dire? Che acquisire clienti diventa meno costoso. Certo, perché se sei un brand sconosciuto, un professionista, una professionista sconosciute, ovviamente dovrai fare più pubblicità. Se invece le persone già ti conoscono, oppure hai un brand abbastanza forte, quindi ti posizioni subito per una soluzione particolare, è più facile che chiamino te. E quindi tu spendi meno e anzi a volte guadagni di più. E quello è il secondo vantaggio, puoi chiedere fee più alte, a volte molto più alte, perché le persone vogliono proprio te. Ecco, una misura del successo del mio brand personale nel mio settore ovviamente è proprio questo. Quando le persone, magari io metto la fee per un'azienda di un mio collega o una mia collega e poi la mia fee che magari è il triplo e l'azienda dice no, ma io, noi vogliamo te. Quando ti dicono questa cosa vuol dire che hai fatto un buon lavoro. Terzo vantaggio, che poi è un terzo più quarto, è che è una scorciatoia e quindi un aumento della fiducia. Cioè, la persona che vede che tu sei la persona giusta per un determinato problema si fiderà di te. Sarà più facile che a parità di, ad esempio, landing page, sceglierà te piuttosto che un'altra persona molto più generica, senza un brand personale specifico. E quindi è più facile che le persone fermino la loro ricerca su un professionista e vadano su di te, anche se costi di più, proprio perché il tuo brand è più forte. Ecco, questi sono alcuni vantaggi fondamentali del personal branding. Non solo con questo video ti volevo convincere di fare personal branding, ma soprattutto ti ho dato dei principi guida che ti permettono di misurare il tuo personal brand. Cioè, quando stai facendo personal branding, come fai a sapere se sta funzionando? Ecco, guarda questi parametri. Questi parametri ti fanno capire se funziona o se devi cambiare qualcosa. Se vuoi lavorare di più sul tuo personal brand con me, vieni in Content University, abbiamo tanti corsi sul personal branding, sulla presentazione, la comunicazione online e poi il mio corso sul personal branding che ha competenze anche abbastanza avanzate e metodologie avanzate per diventare un brand personale molto forte. Ti aspetto in Content University.